Nicoletta Mazza, pre-gara della sfida contro la Pro Sesto, una squadra già affrontata in Coppa Italia a dicembre e che assolutamente non va presa sotto gamba. No, esatto, non va preso sotto gamba ed è un attimo prestare poca attenzione a partite di questo genere, ma in realtà sappiamo benissimo il valore dell'avversario e sappiamo anche che nella Coppa Italia avevano delle assenze importanti che hanno rispolverato per questa domenica. Cosa lascia a livello di certezze la vittoria sul campo dell'Orobica? Beh, la certezza che siamo una squadra matura che sa soffrire ed è una caratteristica che non era scontata prima della partita e invece abbiamo dimostrato che sappiamo adattarci anche a situazioni che non ci appartengono e abbiamo giocatrici di un certo livello e tutte comunque ben orientate nella stessa direzione. Finora si era nel ruolo di chi doveva inseguire, adesso si è nel ruolo di chi deve gestire il vantaggio. Cosa cambia a livello di testa? Cambia poco, nel senso che il vantaggio è talmente minimo che la differenza di punteggio, se dovessimo fare entrambe pieno bottino da qui alla fine, non ci consentirebbe comunque di essere davanti allo scontro diretto. Bisognerebbe vincere anche quello, quindi vuol dire che ogni partita fa sé e bisogna mettercela tutta per onorare e avere continuamente questo vantaggio che sicuramente è utile. Grazie. A voi.